in collaborazione con Volvo Penta. Alla nostra destinazione blu abbiamo voluto dare un ulteriore titolo, l'Italia che non si ferma, con barche veloci, affidabili, sicure, ma soprattutto belle ed italiane. Amici di The Boat Show, ben ritrovati. Bisogna seguire sempre le proprie rotte, ma avere anche la prudenza giusta, perché se il mare è grosso, allora conviene rimanere in rada o in porto, ma con la voglia di raggiungere la vostra prossima destinazione. Abbiamo scelto questa metafora che ci porta dritto all'edizione numero 60 del nostro Salone Nautico. Concetto portante di questa 60ª edizione del Salone, lo abbiamo fortemente voluto noi come organizzatori, l'associazione di settore di Confindustria, fortemente voluto dalle aziende, e proprio per questo non ci siamo mai fermati, come il mare insegna, e con determinazione abbiamo fatto ripartire le attività produttive già da fine di aprile. Nonostante il lockdown, la produzione è ripartita, le aziende hanno potuto di nuovo riavviare i contatti con i loro clienti. La stagione estiva ha dato dei risultati molto molto soddisfacenti, il leasing del nautico è ripreso in controtendenza, e quindi siamo qui, questa 60ª edizione del Salone Nautico, unico salone internazionale a riaprire i battenti in epoca Covid, per consolidare questi segnali importanti di ripresa di questo settore, ma direi di tutta l'Italia intera. Task Force sanitaria, biglietti soltanto online, ingressi dedicati per un protocollo di sicurezza di primissimo livello che porta dritto a 200.000 metri quadri d'aria espositiva, per lo più all'aperto. Attenzione, perché ci sono tutti gli operatori del settore, i cantieri rappresentati, vela, motore, accessori, in aree dedicate che sono state definite Tech Trade, Sailing World, Boat Discovery, ma anche Yacht e Super Yacht. È un progetto nobile che guarda al futuro post-Covid in modo intelligente. Oltretutto, col supporto dell'area incoming della ICE, ci sono ben 30 paesi rappresentati con 1450 giornalisti. Un legame profondo e viscerale quello tra Genova e il Salone Nautico, perché in 60 edizioni la città e il suo evento sono riusciti a promuovere la storia e la passione per il mare, grazie ad una rinnovata intesa che guarda sempre più al futuro. Tanti sono gli obiettivi, due i principali: rinnovare la straordinaria valenza internazionale e poi promuovere il territorio ligure in tutte le sue declinazioni, non solo marinare. Abbiamo scelto una metafora marinaresca, che quando il mare è grosso bisogna stare in rada in porto, aspettare un po', però avere dritto la rotta e cercare di seguirla. Questo è il primo salone che si svolge in Europa e nel Mediterraneo. Siamo ripartiti come siamo ripartiti aprendo i cantieri subito dopo il lockdown. È il segno che il modello Genova non è solamente la modalità di costruzione di un ponte, ma un'attitudine con cui affrontare questi momenti difficili e la voglia di non arrendersi. È anche la dimostrazione del perché la nostra industria nautica è la prima al mondo. La volontà di ripartire, la volontà di essere sul mercato, la volontà di non arrendersi neppure nei momenti complessi come questo, quindi siamo molto orgogliosi di questo salone. Per non sbagliare, partiamo dalla regina del salone, che rappresenta anche un po' l'eccellenza del Made in Italy del mondo. Benetti, 40 metri, quattro ponti, interni assolutamente raffinati, poi la tecnologia sia per quanto riguarda la sala macchine, l'area tender, poi il ponte di comando. E poi c'è un'area che ci piace in modo speciale, che è l'area del Beach Club, con due ali che si aprono, si arriva ad 11 metri, potete tuffarvi in mare oppure optare per la piscina. I nostri tester ve la raccontano in maniera puntuale, noi invece vogliamo assolutamente riavvolgere il nastro. 120 secondi per vivere Benetti 40 metri Oasis.
Arriva l'inverno, ma immaginiamo sole, costume, vento tra i capelli. E la Regina del Salone è una barca meravigliosa e poterla visitare qui a Genova è un ulteriore valore. Vero, questo è possibile grazie ad un rapporto profondo che ha come sviluppo naturale un contratto decennale tra Confindustria Nautica, Regione Liguria e Comune di Genova. Per un evento che è cresciuto negli anni e oggi sviluppa un indotto di 60 milioni di euro, un numero 60 che ritorna. È bello sorridere in scioltezza, ma Genova impone anche il rigore del cerimoniale, come quello a corollario della consegna della prima motovedetta. Ne seguiranno altre 15 all'arma dei carabinieri. Si chiama N800, è un concentrato di tecnologia e porta la firma FSD. Ferretti Security Division. Immaginiamo la soddisfazione grande di Alberto Galassi, amministratore delegato del gruppo. Tanto è 60 anni del Salone di Genova, secondo è un salone nazionale ed è l'unico che si è tenuto in quest'anno incredibilmente tumultuoso. Secondo, l'importanza di presentare la prima volta il gruppo Ferretti, di fornire l'arma dei carabinieri, e devo dire una grossissima responsabilità, un grande onore, un grande privilegio. E sono soddisfazioni, perché avere un intero gruppo che direi eccelle abbastanza nell'autica di porto, non dovrei essere io a dirlo, che però si fregia di fornire l'arma con una vedetta di quasi 17 metri, propulsione ibrida per 16 unità, con 32 nodi di velocità e due motori da 800 cavalli, capaci di navigare in condizioni meteo marine piuttosto complesse. Beh, diciamo che mi abbiamo messo una certa pressione al nostro ufficio tecnico dicendo: dimenticatevi di portisti, occupatevi delle heavy duty, cioè l'utilizzo vero delle nostre imbarcazioni. E per noi è un biglietto da visita pazzesco. Spesso gli appassionati delle moto sono anche armatori, vogliono andare veloce con le loro barche. Vi stiamo raccontando un mondiale bello, bellissimo, con questa moto che è protagonista, la Suzuki, con un giovanissimo Mir che insidia da vicino le Yamaha e rende la vita difficile al suo compagno di team che si chiama Alex Rins. La Suzuki festeggia i suoi 100 anni di attività. Ricordate la sede? Giappone meridionale, Hamamatsu, dove oltretutto c'è anche la fabbrica della Roland. Le note, mai come in questo caso, uniscono, perché se la moto è il violino, immagino che il sound che gli appassionati di nautica possono godere è anche quello che arriva da questo esemplare super, Paolo. È vero, come dicevi tu, mai come negli ultimi anni la componente, diciamo, edonistica, no? L'esposizione della cavalleria, il sound che spesso copia o triple motorizzazioni di 350 sanno regalare, sono diventate sempre più importanti e sempre più apprezzate dagli armatori. È bello, è imponente, ricorda i 100 anni. Che caratteristica ha questo motore? Beh, ne ha tante di caratteristiche che lo hanno reso sicuramente il motore ideale per molte imbarcazioni, diciamo, del Mediterraneo. Intanto la peculiarità più importante è la doppia elica, che è un po' la trazione integrale del motore fuoribordo, quindi è capace di regalare subito anche bassi regimi, spinte, coppie, accelerazioni brucianti, anche su imbarcazioni pesanti. Cilindri, numero, cavalli? 6 cilindri con un'architettura a 55 gradi EV, quindi molto compatto. 350 cavalli, ma anche 300 cavalli, il fratello minore, perché chiaramente abbiamo pensato anche a imbarcazioni un po' più piccole, tanta coppia, tanto divertimento e bassi consumi. Andiamo verso la direzione di barche più accessibili al grande pubblico, perché si può navigare anche con budget più contenuti, senza rinunciare al comfort e alla velocità. Parliamo di nautica possibile, qual è la vostra strategia aziendale? La nostra strategia parte da un concetto che è appunto la barca per tutti. Infatti noi abbiamo una gamma di prodotti abbastanza ampia che consente quindi di poter abbracciare una clientela molto ampia.
La produzione parte da barche da 17 piedi e gommoni anche più piccolini, fino a dei natanti di 10 metri e oltre. Per cui riusciamo con questa diversificazione di prodotto sia per quanto riguarda la linea boat, quindi barche, sia per quanto riguarda i gommoni, acquisire una ampia clientela. Insomma, un cliente trasversale. Compromesso vincente. Il compromesso vincente credo sia sicuramente un brillante rapporto qualità-prezzo. La nostra azienda investe tanto in ricerca e sviluppo e quindi il nostro obiettivo principale è quello di creare un prodotto, che sia una barca o sia un gommone, che abbia un elevato rapporto, un elevato standard qualitativo, e quindi per noi la qualità è al primo posto per quanto riguarda appunto la scelta di un cliente. Chissà quante volte ci avete pensato, la prendo, non la prendo, vela, motore, dove la tengo? È una gioia, però magari c'è anche qualche grattacapo. Diventare armatore è un percorso, è diverso che comprare una vettura, vado, la compro. Assolutamente sì, acquistare una barca è un percorso importante dove bisogna valutare tante situazioni diverse, appunto dal dover ormeggiarla, come saperla guidare, quanto grande, al di là del budget che uno ha a disposizione, è giusto che io la compro per avere la soddisfazione massima. L'adopriamo in famiglia, l'adopriamo con delle persone che ci aiutano a condividere la vacanza insieme, quindi l'equipaggio. E poi attenzione, che brand scelgo? Il valore dell'usato, la qualità costruttiva, insomma bisogna mettere assieme tanti tasselli di un mosaico. Sì, assolutamente, io ritengo, spesso così, dico che sono un po' il sarto dei miei clienti, perché proprio voglio capire loro di che cosa hanno bisogno. A fronte di questo poi gli dico, secondo me, cosa è giusto acquistare, vista la mia esperienza. Il brand è fondamentale, perché uno acquista una barca di questo calibro, di questo spessore, poi gli viene voglia di cambiarla, e quindi la facilità di riporre il prodotto, l'imbarcazione sul mercato facilmente e recuperando la maggior parte del denaro è fondamentale. Mai come in questa occasione ci piace l'idea di portarvi nella Piazza del Vento, perché chissà quante volte durante questi mesi avrete avuto voglia di navigare e non era possibile. Forse neanche Renzo Piano, immaginando a questa opera architettonica, poteva pensare ad un valore simile. 57 alberi alti 12 metri. È decisamente multisensoriale, sia per la vista che per l'udito. I segnavento ci danno l'indicazione di quella che è la rotta da seguire. Una sorta di avamposto dei genovesi e dei visitatori. Per questa ragione possiamo guardare all'orizzonte con la prossima puntata di The Boat Show. In collaborazione con Volvo Penta.